La tecnologia, il mondo in generale va avanti, allora bisogna aggiornarsi, e spesso le persone, gli addetti che lavorano nelle autofficine ci raccontano, insomma, che ormai le automobili, ce ne siamo accorti, sono cambiate, hanno una grande parte di dispositivi tecnologici al loro interno, quindi bisogna stare al passo coi tempi, bisogna aggiornarsi. Ma dove, come, quando? Oggi andiamo a parlare di questo con Mary Buceri. Buonasera. Buonasera. Stiamo parlando di Officine in Progress, una scuola di formazione per il settore automotive, della quale tu gestisci la parte di ufficio stampa. Ufficio stampa e promozione, per spiegare bene, ecco, che cosa si fa. Come hai detto tu, si parla di innovazione, mai come oggi, insomma, non possiamo scappare o fare finta di nulla, bisogna semplicemente adeguarsi, e per questo ci siamo noi, ecco, per guidare le officine moderne, ma anche quelle già avviate da tanti anni, per spiegare un po' come bisogna porsi, ecco, davanti a questi nuovi interrogativi. Allora, fino a qualche tempo fa, se io avevo un problema al motore, andavo dal meccanico. E certo. E se avevo invece un problema, non so, per quanto riguarda l'autoradio oppure una parte elettronica della mia automobile, andavo dall'elettrauto. E lo sai adesso dove dovrei andare? Oddio, aspetta, che detta così. non mi preoccupate, no. Mani sul volante se stai in macchina. Fermatevi. Ecco, oggi, detta così, appunto, dove bisogna andare? Perché ovviamente la macchina ormai è... Ci sono i comandi vocali, no? O meglio, a chi bisogna rivolgersi? Diciamo le cose, esatto, come stanno. Però era più bella prima, radiofonicamente. Sì, era più spontanea sicuramente. Dove bisogna andare? Allora, adesso ti dirò una parolina simpatica. Non sto parlando di un alieno, è il meccatronico. È quindi il meccanico moderno, e questa figura racchiude quindi la figura del meccanico e dell'elettrauto, appunto, che confluirà entro fine anno una fusione vera e propria tra le due competenze, che avverrà a fine anno. Quindi, ecco, non spaventatevi, elettrauti e meccanici, ma ormai le categorie già sono state informate su questa evoluzione, per cui è una cosa che sta avvenendo pian piano, entro fine anno. Ecco, quello che diciamo noi, non vi ricordate tutti a novembre che dovete adeguarvi, perché noi i corsi di formazione per i meccatronici li stiamo già facendo, e la scuola di formazione Officine in Progress si trova a Isola dell'Iri, in provincia di Frosinone. Ecco, la nostra sede, punto di riferimento, ma la nostra realtà lavora a livello nazionale con varie aziende, con varie realtà, appunto, per proporre tantissime innovazioni. Qui c'è una necessità, sì, quindi legata a questo momento particolare. Ecco, spieghiamo bene un po', allora, visto che dobbiamo, come dire, tranquillizzare i meccanici o gli elettrauti all'ascolto, come si sviluppa il corso, insomma, la formazione. Allora, si parte... Quante ore, insomma, cosa... Sì, si parte, la comunicazione parte quindi per le officine già operanti, quindi quelle che già lavorano, e appunto a fine anno dovranno adeguarsi. Lo potranno fare semplicemente seguendo un corso di formazione di 40 ore. Come scuola abbiamo deciso di raggruppare queste ore, per cui nel giro di una settimana li facciamo fare formazione, e quindi dal martedì al sabato saranno con noi, tutti i pomeriggi con noi, e faranno una formazione davvero molto bella, dico io, perché sto parlando anche di un'esperienza pregressa dei mesi passati, dove alla fine di questi percorsi poi si è creata anche una bellissima comunità. Tu immagina di stare in una stanza con tantissimi altri speaker, no? Fate lo stesso lavoro, beh, a un certo punto ci potrebbe... meniamo alla fine, se lo sì, dico io. A ci parole, meniamo. No? scherzo. La cosa bella ovviamente poi è anche la condivisione. Qui c'è la condivisione, appunto, di una necessità che è legata al momento, però c'è anche la condivisione dell'innovazione, e quindi in questi corsi si devono fare, ecco, per legge, perché devono farsi, e però la cosa bella è che poi alla fine c'è anche uno scambio di opinioni e di esperienze, per cui è davvero bello, insomma, quello che poi si è venuto, esatto, a creare, appunto, questo percorso di laboratori, di esperienze reali e pratiche, e ecco. Quindi, ma toglimi una curiosità, sì, il meccanico elettrauto che sia, che magari ha un'esperienza maturata di 15, 20, 30 anni, che si ritrova adesso ad aggiornarsi così, come la prende questa?
Allora, tanto dipende dall'individuo in sé, però sicuramente il meccanico, diciamo, tradizionale è un po' legato al suo modo di lavorare, però purtroppo bisogna adeguarsi. Sì, è una cosa che bisogna fare perché è inevitabile. Io sono venuta qui con un'auto ibrida, tu non lo sai, però se questa auto mi si fermasse... Da chi la devi portare? Ecco, sì, facciamo le corna, ovviamente. La porto ovviamente da un meccanico moderno e specializzato, saprà aiutarmi. Altrimenti un meccanico che non si è formato adeguatamente probabilmente mi dirà riportala dove l'hai presa, perché io non so metterci mani. Parliamo ovviamente anche di elettricità, quindi bisogna sapere bene anche come operare sui veicoli di nuova generazione. Proprio per questo recentemente, poi qualche giorno fa, eravamo a Latina per fare formazione su questo tipo di auto e spiegare come bisogna lavorarci. E questo ovviamente è uno delle tante azioni, dei tanti corsi di formazione che noi proponiamo, quindi anche le motosport siamo operativi per sempre seguendo l'onda dell'innovazione con cose che poi ti dirò tra un po'. Intanto concludiamo, ecco, questa informazione. A settembre faremo una nuova edizione, quindi la data di riferimento è 19-23 settembre. Quindi invitiamo chi non ha ancora fatto ad iscriversi, semplicemente contattandoci e presentando tutti i dati aziendali per vedere appunto se sono in regola o non sono in regola. Se non lo sono, devono adeguarsi e fare formazione con noi. Quindi 40 ore che si passeranno tra laboratori, si parlerà di evoluzioni reti CAN, li vedremo anche smontare e rimontare un cambio automatico per dire. Certo. Quindi anche questi sono passaggi pratici, essenziali ma fondamentali, perché comunque sia succederà in qualsiasi officina di poter fare un lavoro del genere. Si parlerà anche di sicurezza aziendale, farò anche io delle ore di comunicazione, perché poi a un che certo gli racconti? Punto, che gli beh, racconti? È sorprendente anche quello che raccontano loro a me. Io gli spiego ovviamente anche come utilizzare i mezzi, i social, i mezzi di comunicazione moderni, perché potrebbe essere per loro un modo per comunicare il tipo loro di attività. Ecco, sto smontando, ecco, questo cambio automatico, voglio farlo vedere al mio pubblico e sono in grado di farlo, allora mando un video ai miei clienti e posso far capire loro che io posso fare anche questo per loro, così come delle offerte speciali ad esempio. Ma è fondamentale anche capire come loro comunicano con i clienti e quindi dei piccoli passaggi, delle piccole pillole su un approccio positivo al cliente, perché comunque bisogna presentarsi in un certo modo e accogliere in un certo modo la persona che sceglie te meccatronico e non un altro. Brava. Quindi bisogna distinguersi. Perché bisogna differenziarci. Sì, bisogna ne sai qualcosa. Sì, sì, allora, qualcosa. Via Borgo Nuovo 44, ve lo ha ricordato poc'anzi Mary, ci troviamo a Isola dell'Iri in provincia di Frosinone. Per tutte le informazioni a proposito di social, immagino che scrivendo Officina in Progress si trovi il contatto su Facebook. Esatto. E ovviamente c'è per tutte le informazioni un sito che è officinaimprogress.it con tanto di mail per scrivere, insomma, per qualsiasi tipologia di informazione. E voglio ringraziare le officine di tutta Italia che ci seguono, perché quindi anche grazie a loro che poi il nostro progetto, ecco, si espande e comunque raggiunge anche, ecco, tutte le location d'Italia. E sono molto spesso, non so, ultimamente sono molti siciliani che ci cercano e vengono da noi. Mi piace questa cosa e molto spesso poi ci invitano ad andare da loro e noi li raggiungiamo per volentieri o per proporre altri percorsi di formazione. Quindi l'appello è questo: ci sarà un nuovo corso di formazione dal 19 al 23 di settembre, adeguatevi, quindi dovete mettervi in testa che sarete meccatronici e non dovete aver paura di questo, dovete semplicemente seguire i nostri consigli di chi fa formazione in questo senso e vi porta, ecco, sulla retta via. E poi mi ricorda, sai, quei nomi tipo dei robot, dei cartoni, ecco, infatti degli io all'inizio 80... ti ho detto non ti spaventare, no, non tipo, è un robot, capito? No dei robot degli anni 80 tipo UFO robot, questi qua, Mazinga, c'è anche il meccatronico. Cioè, è una cosa positiva, insomma, che può spingere. Vuoi mettere, faccio il meccatronico, quanto so figo, dai. E io ti dirò che quando abbiamo consegnato gli attestati, i nostri meccatronici erano davvero tantissimo fieri e portano ancora questo attestato. Beh, così, quindi postando anche sui social la foto con l'attestato. Voglio dire questa cosa: i percorsi che noi abbiamo fatto sono stati realizzati e grazie in collaborazione con la CNA di Frosinone a livello territoriale, ma poi con l'ente certificatore che è l'ENAIP nazionale.
nazionale, quindi che si occupa proprio di questo a livello nazionale, di rilasciare le qualifiche. In questo caso il titolo della qualifica rilasciata sarà quello del tecnico meccatronico delle autoriparazioni, per esteso, quindi brevemente meccatronico. A seguito di queste 40 ore di formazione, nel giro di pochissimi giorni, dopo le 40 ore, daremo subito la data dell'esame, che potrà essere anche dopo 4 giorni, e dipende sempre ovviamente dalla regione e dalle disponibilità che darà. Quello che voglio dire è che in pochissimi giorni si sarà a tutti gli effetti, si diventerà a tutti gli effetti meccatronici, e quindi con l'attestato in mano potranno sentirsi salvi in qualche modo. Benissimo, e allora... Officine in progress, andate a cercare, a cliccare un like anche su Facebook. Noi ricordiamo che, insomma, tutto questo si trova a Isola dell'Iri, provincia di Frosinone. Mary, grazie, è stato un piacere. Io voglio solamente ringraziare per questa opportunità data e ti invito anche a seguirci in pista, perché come ti dicevo prima noi formiamo anche telemetrici e scriviamo per la rivista internazionale Vroom, dando appunto informazioni innovative anche in questo settore, quindi formando esperti di analisi dati e telemetria. Molto bene, grazie. Grazie a te. E noi andiamo avanti con Radio Radio by Night Roma.